E come vedete accanto a me la presidente neoeletta della giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei, che è stata così cortese. Intanto le facciamo i complimenti perché abbiamo visto che tour di forza ha fatto per raggiungere questo obiettivo, ma si è resa conto quanto dovrà anche lavorare. Poi parleremo anche dell'OGC. Assolutamente sì, sono consapevole che sarà un impegno molto importante, c'è tanto da fare e spero di essere operativa in tempi brevi perché dobbiamo iniziare da subito. Allora, AUCC è il 34esimo anno che l'avvocato Caforio organizza la cena di San Martino per raccolta fonti, perché c'è l'assistenza domiciliare gratuita da sostenere e anche la ricerca. Presidente, è importante, speriamo che anche la giunta regionale dia una mano a questa associazione e anche altre associazioni, ci mancherebbe. No, io ho sempre ritenuto fondamentale il lavoro di queste associazioni, proprio per sostenere prima di tutto la ricerca e per aiutare chi si trova in determinate situazioni. E quindi ho accolto con molto favore l'invito dell'avvocato Caforio, che oltretutto è un amico, un collega che conosco da tanti anni. E quindi questa sera sono qui, tra l'altro domani parteciperò anche ad un altro convegno scientifico di un'altra associazione, perché sono assolutamente consapevole dell'importanza delle ollus che fanno veramente del bene. Beh, guardi, noi prima ne parlavamo con l'avvocato, hanno raggiunto la ricerca degli obiettivi che magari non se l'aspettavano. Il tumore alla mammella al 90% debellato, all'intestino e via discorrendo. E il professor Roila diceva ci sono altri nuovi farmaci che stanno testando, sicuramente usciranno sul mercato, perciò anche questa associazione può veramente dare un input a tutta la ricerca. No, il lavoro dell'associazione è sicuramente importantissimo, essenziale. La ricerca è in continua evoluzione e noi non possiamo perdere queste occasioni importanti. E sicuramente abbiamo avuto dei casi anche recenti nella nostra regione dove delle persone sono dovute andare fuori per poter avere e accedere a delle cure particolari. Noi dobbiamo fare in modo che si possano tutti curare in questa regione. Le faccio l'ultima domanda. È pronta, vedo che è carica, sa il lavoro che l'aspetterà e ovviamente noi gli facciamo il grande in bocca al lupo, però dovrà veramente mettercela tutta per raggiungere gli obiettivi che lei avrà già in mente, sicuramente, perché qualche cosa abbiamo già sentito. Allora, naturalmente sono consapevole del grande lavoro che c'è da fare e anche delle difficoltà che andrò ad incontrare. Io non a caso ho detto anche durante la campagna elettorale che c'è bisogno di tutti, quindi io spero veramente di fare squadra con l'Umbria. Io le chiedo una cortesia, noi di ETV Umbria Canale 14 seguiamo sempre tutto quello che succede in Umbria, noi portiamo l'Umbria nelle case degli Umbri, perciò lei in qualsiasi momento se deve comunicare qualcosa può chiamare prima noi, poi può chiamare anche gli altri, ci mancherebbe. Va bene. E credo che sia una cosa non da sottovalutare. Assolutamente no, grazie, lo farò. Grazie a lei, molto gentile. Grazie, arrivederci. Grazie.